Il mercato azionario asiatico cala per la prima volta in 4 giorni, mentre le tensioni aumentano in Medio Oriente e il greggio torna sopra i $100 al barile. L'inflazione dei prezzi alla produzione in Europa accelera oltre le previsioni a gennaio. Secondo l'OCSE, l'attuale crisi alimentare non è confrontabile con quella del 2008 perché il costo del riso rimane inferiore a quello degli altri tipi di grano. La disoccupazione negli Stati Uniti potrebbe diminuire ad un passo più veloce di quanto stimato dalla Federal Reserve e dalla Casa Bianca, lo dice un gruppo di ex funzionari della Banca Centrale Americana. In collegamento internet da Auckland, Nuova Zelanda, Maurizio Piglia, responsabile degli investimenti della banca Savings and Investments. In camicia e cravatta, per la prima volta a Vloganza, non tanto in onore del vlog, ma perché da poco di ritorno dall'opera di Oakland. Una bella serata. Sì, cioè, ci sono due. La stagione operistica non è particolarmente estesa, cioè ci sono due date. Una è la data di fine estate, una è d'inverno a giugno, luglio, mi pare. Però, insomma, vabbè, da buon italiano l'opera non ce la si perde. E devo dire che sono delle buone produzioni, sono bravi. Anche se prima o poi mi compro uno o due opere all'Opera di Sydney, che lì effettivamente è uno spettacolo, effettivamente. Il mercato azionario asiatico cala per la prima volta in 4 giorni, aumentano le tensioni nel Medio Oriente, il petrolio, il greggio a New York torna sopra i $100 al barile, facendo ripartire le preoccupazioni relative all'aumento del costo dell'energia che potrebbe limitare la ripresa economica globale. Fondamentalmente stanno ritornando ufficialmente, Maurizio, nonostante tu li abbia sempre avuti, i dubbi sul futuro della ripresa economica globale. Sì, i dubbi sul futuro di una ripresa economica con dei numeri già anemici che necessitavano di grancasse manipolazioni adesso tornano prepotentemente alla ribalta, insomma, il famoso discorso la prossima stagione degli utili con cosa la facciamo, visto che ci siamo inventati tutto. Vediamo, insomma, è il solito discorso. Io per adesso mi ero sbilanciato dicendo una discesa tra 5 e 7%, più o meno ci siamo. Vediamo se sfora verso il basso, ma ho come la sensazione che prima che i nodi vengano tutti seriamente al pettine ci sarà un'altra pompa di denaro, e un altro tentativo di sostenere il tutto con carta straccia stampata all'impazzata. Beh, ancora ci sono i 600 miliardi del cosiddetto QE2, del Quantitative Easing 2, che dovrebbero terminare a giugno. E dopo vediamo, perché il famoso discorso, abbiamo un'alternativa per il paziente. Il paziente è un drogato. Allora, se gli togliamo il metadone, la crisi di astinenza lo ammazza. Se però continuiamo a dargli il metadone in dosi sempre crescenti, prima o poi lo ammazziamo di overdose. Allora, le alternative della Banca Centrale Americana sono queste: o ammazzano l'economia americana di overdose, cioè di inflazione e di iperinflazione alla fine, in fase terminale, oppure gli levano gli stimoli di cui l'economia americana è vissuta e la vedono ripiombare non nella recessione ma in una depressione, perché il deleveraging privato è sempre in pieno svolgimento. Quindi, cioè, li vedo bene, insomma. L'inflazione non è un problema al momento negli Stati Uniti, ce ne sono L'ha tanti, detto ma non quelli. solo quell'imbecille di Bernanke, quindi la cosa non mi sposta più di tanto. Beh, in effetti era, quanto era lo 0,1 l'ultima rilevazione, insomma, particolarmente Cioè, bassa. senza cibo e senza benzina. Senza cibo e senza energia, benzina, con il modo, diciamo, in cui le banche centrali rilevano. Come? Continuiamo ad avallare le mistificazioni. No, intendo dire ora per giustizia di comunicazione, il rilevare l'inflazione depurata, come dicono, dagli elementi più volatili, è un modo comune delle banche centrali di tenere sotto controllo il livello dell'inflazione. Per quanto possa essere criticabile, naturalmente, togliere i due elementi che portano più inflazione di tutti. Però, così fanno. Certo,
misuro l'inflazione, togliendo l'inflazione, l'inflazione è sempre bassa. Allora, il prezzo del petrolio per consegna ad aprile a New York sale oltre i $100, 164, siamo ai livelli del settembre 2008, diversi riferimenti al 2008 in questo video, i ribelli in Libia subiscono altri attacchi dalle forze fedeli a Gheddafi e ci sono anche notizie che i protestanti in Iran si sono scontrati contro le forze di sicurezza iraniane. L'Iran è il secondo maggiore produttore dell'OPEC. Ripeto, trovo che stare ad assistere al pazzo maniaco responsabile della strage di Lockerbie che schiaccia le rivolte nel sangue è una di quelle vergogne del ventunesimo secolo di cui probabilmente ci dovremmo ricordare. Che in Iran ci siano delle tensioni, beh certo, un regime clericale oppressivo non induce certamente all'allentamento delle tensioni. Che nell'area petrolifera qualcosa succeda, prima o poi dovrà succedere. Ti ricordo che l'impero romano riuscì a prolungare se stesso circa un centinaio d'anni, quando Traiano condusse la campagna in Dacia per mettere principalmente le mani sulle miniere d'argento dei Daci. Questo ha prolungato di un centinaio d'anni la caduta dell'impero romano. Ecco. Diciamo che la caduta dell'impero americano potrebbe essere prolungata ancora di un po' mettendo le mani decisamente su qualcuno o sostituendo qualcuno di questi regimi con qualcuno decisamente simpatizzante degli Stati Uniti e un pochino meno precario dell'Arabia Saudita. In altre parole stai dicendo che la minaccia dell'aumento dei prezzi del greggio non è seria oppure... No, la minaccia è seria, ma ha in sé anche i semi dell'annientamento di se stessa, perché se il petrolio a 100 e passa dollari riprecipita tutto il resto del pianeta nella depressione, abbiamo già visto l'ultima volta che il petrolio è tornato a 35 e tornerà lì, perché i consumi poi si adeguano e a 100 e passa dollari al barile le energie alternative cominciano a essere convenienti, quindi la ricerca continua ad essere convogliata lì. Prima o poi, insomma, anche questi paesi torneranno a essere cassoni di sabbia senza altra alternativa se il petrolio non dovesse essere più così centrale. E i prezzi altissimi sono la condizione sine qua non per renderlo non più centrale. Allora, andiamo avanti, c'è più inflazione portata dall'aumento dei prezzi alla produzione che accelerano oltre le stime degli economisti a gennaio in Europa, ovviamente in reazione all'aumento del costo dell'energia che aumenta le pressioni sulla Banca Centrale Europea e aumenta le pressioni inflazionistiche rilevate dalla Banca Centrale Europea. I prezzi ai cancelli delle industrie salgono del 6,1% dall'anno precedente, dopo essere aumentati del 5,3% a dicembre. Lo dice l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea a Lussemburgo, il passo più veloce ancora dal settembre del 2008. Allora, i prezzi alla produzione aumentano del 5 un mese e del 6 l'altro. La capacità probabilmente di trasferire i prezzi è rimasta, per quanto non entusiasmante, però è necessaria, e continuiamo a dire che non c'è inflazione. Continuo a citare Brancaleone e Monicelli. No, aspetta. Allora, i dati sia in Europa che in America vengono rilevati allo stesso modo sull'inflazione, quindi tutte e due tengono fuori alimenti e petrolio. In America ce n'è molto poca, in Europa il livello è superiore ormai da un po' di tempo al 2% fissato come tetto massimo dalla Banca Centrale Europea. I prezzi al consumo nella zona dei 17 paesi dell'euro sono al 2,4% a febbraio, in America sono allo 0,.
ok. No, perché avendo citato appunto due aumenti strepitosi dei prezzi alla produzione, a questo punto si domanda che discrepanza mai ci può essere se aumentano solo i prezzi alla produzione e non quelli al consumo, perché non riescono a ribaltarli completamente, lo capisco, ma che non riescano a ribaltarli in maniera così drammatica come poteva apparire da quello che abbiamo detto prima, mi sembrava poco logico. Allora immagino che quello che Maurizio intende dire per ribaltarli vuol dire che se le aziende pagano di più per le materie prime, poi il prezzo finale della merce che producono potrebbe costare di più al consumatore. Questo sta diventando adesso un punto cardine, no? Le aziende passeranno l'aumento, certo, dei prezzi al consumo oppure no? Ma ci puoi scommettere? E questo porta ugualmente ancora a considerazioni e aspettative di un rialzo dei tassi di interesse in Europa, che con tutta probabilità non sarà annunciato domani, ma che potrebbe arrivare, diciamo, nel breve termine. Abbiamo sentito altri ospiti pensare a un mese e mezzo, in cui la Banca Centrale Europea appunto potrebbe cambiare la direzione e passare a un rialzo del costo del denaro. Sì, è anche gioco forza, nel senso che quando la banca, cioè bisogna cercare un famoso discorso della curva esponenziale, questa sconosciuta. Quando una banca centrale ti dice manteniamo il tasso di inflazione programmato al 2%, ripeto, ti dice che in 25 anni ti dimezza il valore della tua moneta. Allo stesso 25 anni la moneta è dimezzata di valore con un tasso di inflazione al 2%. Allo stesso tempo una banca centrale deve o non deve avere un tetto per la corsa dei prezzi? Anche questo era un elemento di dibattito fino a anni scorsi. C'erano alcuni economisti che dicevano tutto sommato non è necessario. Dipende da che, ripeto, se decidi di far partire un'economia in cui i prezzi non hanno bisogno di controllo, o gli agganci i salari, o prima o poi ti ritrovi la gente con le picche e le torce per strada che canta Sai Radando l'assalto alla reggia di Versailles. Non bisogna essere un economista genio per capirlo, no? Allora, andiamo avanti. Penso pare che ultimamente tra tutte le dichiarazioni che volano di economisti imbecilli sia pieno, comunque lasciamo stare. Una crisi alimentare globale sulla scala di quello che è accaduto 3 anni fa non è ancora possibile, perché il costo del riso, che è un alimento primario per metà del mondo, è rimasto dietro a quello degli altri grani. Questa è quanto rileva l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Organizzazione Internazionale di Studi Economici per i Paesi Membri. Sono 34 paesi sviluppati che hanno in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. L'OCSE ha sede a Parigi. A Parigi ne sentiamo parlare molto spesso, a volte appunto è difficile ricordarsi che cos'è. La sigla OCSE è spesso e volentieri diversa, quella che vediamo è in inglese OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Cioè, allora andiamo ad analizzare bene la logica. Allora, siccome il prezzo del riso, che riguarda effettivamente, essendo diciamo così lo staple, la base, sì, dell'alimentazione cinese, non ha superato ancora quello delle altre cose, allora questa crisi non è paragonabile, il che vuol dire che possiamo andare a dire a tutti i sudamericani, cui invece lo staple sono le tortillas, la farina, eccetera, che sono una banda di mitomani anche se muoiono di fame. Ma io mi domando veramente chi è che architetta queste dichiarazioni. Per la serie c'è veramente una marea di gente che fa alla stampa delle dichiarazioni da letteralmente imbecilli allo sbaraglio. Ce n'è una quantità assolutamente stupefacente. Per citare un detto toscano che tu dovresti conoscere bene perché la tua origine è quella, dice: Maremma, la mamma dell'imbecille, l'è sempre incinta. Sì, la mamma Credini l'è sempre incinta. È sempre incinta. L'ampiezza del problema non è così bad,
così male, così cattivo per la maggioranza del mondo come era nel 2008, dice Ken Ash, che è il responsabile del commercio e dell'agricoltura dell'OCSE. Con 2/3 del mondo che conta sul riso, come appunto tu dici, uno staple, dunque l'elemento primario di alimenti, appunto i prezzi del riso sono aumentati e le forniture sono relativamente forti, relativamente solide. Questo appunto immaginavo che avesse portato qualche punto di vista diverso. È il punto che fa l'OCSE, credo io. Andiamo avanti, ce n'è un'altra di dichiarazione che sono convinto finirà per piacere. È il punto che fa un funzionario pagando 100 mila dollari all'anno che non ha il problema di comprarsi il riso o la farina. Provare a parlare con l'indio, della Bolivia o con i brasiliani che si vedono aumentare il prezzo dei fagioli piuttosto che con altri che hanno dei tortillas dei poveri messicani o altre cose, cioè sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. Veramente il prezzo del riso, lui forse non se n'è accorto, ma non è ancora esploso anche grazie al fatto che il governo cinese, essendo il governo da cui dipende di più l'umore della popolazione al prezzo del riso, ha fatto un enorme stockpile di riso precedentemente e adesso lo sta distribuendo a prezzi controllati, per cui il prezzo del riso, che non sia ancora esploso, ha immagazzinato il riso ha immagazzinato forti quantità di riso, questo è quello che sto dicendo. Esatto, i cinesi in particolare ne hanno immagazzinato forti quantità e li stanno distribuendo a prezzi controllati, quindi che ringrazi che il governo cinese ha ancora, innanzitutto capisce benissimo da dove dipende la sua sopravvivenza, secondo, essendo un'economia dirigista, certe cose riesce a vederle in anticipo. Insomma. Allora, un'altra dichiarazione che immagino ti piaccia: la disoccupazione potrebbe calare a un passo più veloce negli Stati Uniti di quanto la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana e la Casa Bianca si aspettano. Il motivo è che la popolazione sta invecchiando e questo appunto dovrebbe ridurre la richiesta di lavoro, praticamente il numero di lavoratori, e tra le altre cose l'economia si sta espandendo e dovrebbe aumentare la domanda appunto per i lavoratori. Il tasso di disoccupazione calerà vicino al 7% entro la fine del 2012, quindi in 2 anni dovrebbe calare di un 2%, perché al momento è al 9% o anche sopra al momento in America. Lo dicono Peter Hooper e Neil Soss, che sono 2 ex funzionari della Banca Centrale Americana, che adesso sono economisti, capi economisti per il Credit Suisse Holding USA a New York. Ah, aspetta un attimo, per finire il discorso. La Casa Bianca prevede che la disoccupazione sia all'8,2% nel quarto trimestre del prossimo anno, dunque sempre entro la fine del 2012. Questi due economisti dicono 7%, la Casa Bianca 8,2%, e la Federal Reserve dice che la disoccupazione sarà entro la fine del 2012 compresa tra il 7,6% e l'8,1%. Ultima osservazione è che Obama, se questa cosa effettivamente dovesse così essere, insomma se ci fosse una ripresa economica e un calo della disoccupazione, ovviamente riguadagnerebbe in popolarità tra i cittadini americani per le elezioni del novembre 2012. C'è mica anche da qualche parte l'opinione di Stan Laurel e le Oliver Hardy, così buttiamo due numeri anche quelli che anche da loro, perché intanto prevedere il futuro è diventato lo sport internazionale su tutti i media, come se prevedere il futuro avesse una qualche forma di validità. A parte che se uno misurasse esattamente come misuravano la disoccupazione ai tempi della crisi del 29, la disoccupazione americana dovrebbe essere tra il 16 e il 20 circa, ma non ha importanza, perché tanto comunque i numeri sono talmente manipolati che non c'è più nessun senso. Adesso se troviamo un paio di ex archivisti
che hanno lavorato alla Fed che dicono qualcosa di contrario, li lanciamo in maniera virale e così abbiamo un altro set di numeri del tutto insensati. Ma perché? Perché buttare il tempo prevedendo il futuro? Stiamo a vedere che cosa esce. Vabbè, ma insomma, Banca Centrale e Casa Bianca fanno delle proiezioni di aspettativa su quello che potrebbe accadere, no? Sì, perché ultimamente hai sentito la Banca Centrale e la Casa Bianca farti qualche proiezione o qualche dichiarazione che riflettesse in qualche modo la realtà dei fatti o che non fosse imbellettata per cercare di continuare a proiettare ottimismo. Obiettivamente no, sul fatto della disoccupazione in America non c'è ottimismo che viene dai centri di potere, diciamo. E lo stesso Ben Bernanke, in effetti, tutte le volte che parla sottolinea il fatto che il mercato del lavoro non funziona e che ci vorranno anni prima che ritornerà a funzionare. Che almeno mette le mani avanti perché sa già i numeri che vedrà in futuro. Quelli veri. Maurizio, infine, che cosa ti hanno detto i primi due mesi dell'anno? Che c'è un'enorme quantità di denaro che è alla ricerca di rendimenti, quindi pompate le commodities, pompate le equities, sgonfiato il mercato dei bond, come più o meno mi aspettavo. Mi ha detto abbastanza bene, via, insomma, dal punto di vista professionale non mi posso lamentare. Abbiamo visto abbastanza bene il mercato, abbiamo reso quello che la clientela si aspettava da noi e va bene così, insomma, vediamo se riusciamo a continuare a surfare l'onda invece che a cercare di aver ragione. Continuo a essere un po' sorpreso dall'enorme numero di gente che è assolutamente, inossidabilmente, inattaccabilmente ottimista, ma probabilmente perché essendo io il permabear e la Cassandra che sono, vedo tutto in una certa luce. Speravo che qualcun altro in più cercasse di grattare un po' sotto la vernice dorata di quello che viene trasmesso dai media per cercare di guardare un po' davvero che diamine sta succedendo, ma pare che la cosa non sia di rilevanza eccessiva per nessuno. A chi ti riferisci? È una considerazione generale. Per la verità stavo anche guardando i video degli ospiti degli ultimi due o tre giorni ed erano tutti invariabilmente positivi e ottimisti. Ho detto, sai, il dubbio viene, no? Specialmente a qualcuno che come me che dubita di tutto quello che legge, gli viene il dubbio di dire, avrò sbagliato tutto io, probabilmente. È bene che sia così, c'è qualcuno che è allineato, diciamo, alla tendenza del mercato, chi segue la tendenza del mercato e segue anche la possibilità che appunto da questa tendenza possa venire fuori, diciamo, un deragliamento a qualche punto. Hai visto Inside Job? No, non ho ancora avuto il tempo, però mi riprometto di guardarlo perché dovrebbe essere divertente quantomeno. Adesso non so se poi mi diverto oppure se come lo vedo mi incazzo come un bisonte ancora di più, dipende. Dice solamente che... un po', diciamo, con riferimenti più precisi, quello che tu ci stai, che ci dici tu fondamentalmente. Non so se il film è già uscito in Italia. Sta uscendo, è un film concluso immagino nel 2009-2010, comunque sta uscendo adesso, Inside Job è il titolo in inglese, e immagino che insomma chi ci guarda magari vorrà anche riservare attenzione a un film di stampo documentaristico che racconta come mai è successa la crisi e di chi è la responsabilità e chi non ha pagato, insomma un ottimo film. Sì, infatti. Comunque, rispetto a quello che dicevamo prima, ti ripeto, quello che forse non riesco a trasmettere è che io sono costretto, fra virgolette, perché sennò mi mandano via, essere e seguire la tendenza del mercato. Io non mi oppongo alla tendenza del mercato. Sì, l'abbiamo detto. I mercati finanziari, quell'unica cosa che sostengo io è che i mercati finanziari che io seguo e di cui a secondo la tendenza, secondo me hanno sono completamente scollati e scollegati dalla realtà dei fatti di tutti i giorni e dall'economia reale. È questo che continuo a dire.
Infatti non mi hai sentito più di tanto dire che i mercati saliranno, scenderanno, eccetera. L'unica cosa, ripeto, in cui mi sono sbilanciato nel 2011, ce ne sono sicuro, ho detto ma ci sarà un ritracciamento del 5-7%, che più o meno c'è stato, lo stiamo vedendo sugli schermi, quindi è l'unica cosa su cui mi sono sbilanciato fino adesso. Sto anche sostenendo che probabilmente ritornerà a prevalere l'oceano di denaro che viene stampato. Ma la tendenza dei mercati finanziari è una cosa. Se vogliamo parlare di quella, benissimo, ma secondo me c'è qualcosa di più da guardare, tenendo presente che probabilmente non tutti gli ascoltatori, almeno credo, facciano o speculino sui mercati finanziari o siano pagati da qualcuno per mandare avanti dei fondi o delle altre cose come succede a me. Penso che tutto sommato dare un'occhiata sotto la vernice dorata e scoprire che la vita della gente di tutti i giorni continua a peggiorare ogni giorno che passa sia abbastanza importante, almeno pensavo così. Ecco. Ne riparliamo. Maurizio Piglia, grazie Maurizio, arrivederci.